Buongiorno, sono Luca Mestripieri, direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e benvenuti a questo appuntamento quotidiano con la nostra agenzia. Per spiegare brevemente chi siamo e cosa facciamo, abbiamo preparato un video introduttivo che vi presentiamo subito. In un mondo sempre più interconnesso, ci sono sfide che nessun paese è in grado di affrontare da solo. La cooperazione internazionale costruisce una globalizzazione vantaggiosa per tutti. Ed è anche un modo per rafforzare l'identità di un paese e il suo ruolo nel mondo. In Italia la legge considera la cooperazione parte integrante e qualificante della politica estera italiana. L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo è al centro del nostro sistema. La professionalità di chi lavora in AICS ne fa il vero e proprio snodo tra istituzioni nazionali, internazionali e locali, il mondo no profit e quello profit. A partire dall'Italia, la struttura leggera e ramificata nel pianeta dell'agenzia è il segno di una presenza intelligente del nostro paese nel mondo. L'AICS è un'agenzia governativa con propria personalità giuridica autonoma, un proprio bilancio ed una sua organizzazione. Il suo direttore è nominato direttamente dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che vigila sul suo operato e assicura l'indirizzo politico. La nostra mission è chiara e ambiziosa: sradicare la povertà, ridurre le disuguaglianze, promuovere i diritti umani, la pace e l'eguaglianza di genere, sostenere la democrazia e la costruzione dello Stato di diritto. Con l'Agenzia, la cooperazione italiana può contare su tre importanti novità volute dalla riforma. Il Vice Ministro alla Cooperazione, che presiede il Comitato Congiunto su delega del Ministro degli Affari Esteri, in cui vengono approvati i progetti più importanti e può partecipare al Consiglio dei Ministri quando sono trattati temi e questioni che interessano lo sviluppo internazionale. Il Vice Ministro partecipa anche alle riunioni europee e internazionali e rappresenta il vertice politico del sistema italiano di cooperazione, seguendo anche le attività promosse da comuni e regioni. Un secondo importante strumento è la Cassa Depositi e Prestiti, l'istituzione finanziaria del sistema che si comporta come una vera e propria banca dello sviluppo. Infine, il CICS, il Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo, assicura la coerenza tra le politiche internazionali nel governo quando incidono sui temi dello sviluppo globale. La cooperazione internazionale è stata spesso considerata un dovere morale e percepita come un lusso, soprattutto in tempo di crisi. Al contrario, investire nello sviluppo internazionale è una delle chiavi per far crescere un paese, trasformando in realtà i valori che veicola. AICS, creatori di sviluppo. Buongiorno a tutti e benvenuti al primo dei 7 giorni che vi permetteranno, ci auguriamo, di conoscere meglio l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Non potevamo che iniziare con Luca Maestripieri, direttore dell'agenzia, a cui diamo il benvenuto. Prima di lasciare la parola, farò una breve carrellata sulla sua vita professionale. Una lunga e prestigiosa carriera diplomatica alle spalle. Primo consigliere presso la rappresentanza permanente d'Italia presso le Nazioni Unite a New York, console generale d'Italia a Parigi, già vice direttore generale presso la DGCS, la direzione del Ministero degli Affari Esteri che si occupa di cooperazione e lo sviluppo. Insomma, direttore Maestripieri, abbiamo visto che lei ha una grandissima esperienza in cooperazione e lo sviluppo. Ha seguito la negoziazione sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile alle Nazioni Unite, ha lavorato a lungo su questi temi anche al Ministero Affari Esteri. E da oltre un anno dirige l'agenzia. Cosa l'ha convinta a investire in questa nuova sfida professionale? Direi che, come molto nella mia vita professionale, un po' è successo per caso, un po' è successo per convenzione, per convinzione. Per caso, forse dopo aver sfiorato per tanti anni le tematiche di cooperazione allo sviluppo, è stato il mio arrivo un po' di anni fa alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, dove però sono capitato in un momento storico particolare perché si avviava quello che era il processo che poi ha portato
alla legge 125 del 2014, con la conseguente creazione dell'agenzia. Quindi era un momento in cui la cooperazione allo sviluppo italiana rifletteva sui propri obiettivi e sui propri strumenti, e parallelamente a livello internazionale si rifletteva appunto sulla nuova grammatica dello sviluppo, sulla nuova agenda dello sviluppo, che ha portato appunto alla approvazione nel 2015 dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Ecco, essere arrivato in un momento così particolare mi ha particolarmente motivato e mi ha fatto fare questa scelta di arrivare a dirigere la struttura che rappresenta un po' il nucleo operativo fondamentale di tutto il sistema di cooperazione italiana nell'attuazione di quelli appunto sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile che costituiscono un po' il nostro punto di riferimento. Signor Direttore, cosa significa cooperazione allo sviluppo oggi? Cooperazione allo sviluppo oggi significa tante cose molto importanti. In passato la cooperazione era vista, quando ero giovane io, come aiutare chi sta meno bene di noi. Adesso è anche questo, ma in un contesto molto diverso, in cui tutti i popoli del mondo, tutte le persone del mondo hanno sempre più un interesse comune a vivere in un mondo dove sono garantiti gli stessi diritti, dove è garantita una vita dignitosa e soprattutto dove sono garantite le prospettive di sviluppo economico delle future generazioni, in cui quindi tematiche come il cambiamento climatico sono affrontate congiuntamente per fare in modo che a tutti siano appunto garantiti i diritti fondamentali alla propria esistenza e ad uno sviluppo economico armonioso e capace di corrispondere a quelle che sono le aspettative di ognuno di noi. Quindi è un lavoro che ha nel partenariato la propria parola fondamentale su cui dobbiamo lavorare. Ha parlato quindi di partenariato, ha parlato anche di paesi prioritari. L'Italia individua annualmente alcuni paesi prioritari per declinare le proprie strategie di cooperazione allo sviluppo. Quali sono questi paesi e come vengono decisi? Allora, come sapete, la definizione della legge sulla cooperazione allo sviluppo vuole che essa costituisca la parte integrante e qualificante della nostra politica estera. Quindi è chiaro che quando noi, scegliamo, quando il governo sceglie di considerare un paese prioritario della cooperazione, significa investirci in presenza, investirci in azioni e sviluppare con questi paesi dei particolari legami politici che rafforzino questo senso di lavoro comune che tutti insieme noi dobbiamo prospettare. Da questo punto di vista noi abbiamo un elenco di una ventina di paesi, la metà dei quali sono nel continente africano, che sento il nostro continente di rimpettaio, dove naturalmente le tematiche di sviluppo sono particolarmente avvertite, direi costituisce il nostro terreno naturale di operatività. Ma a parte i paesi africani, che sono naturalmente molti nella fascia subsahariana, ma alcuni anche sul Mediterraneo, poi abbiamo altre presenze significative anche in altri settori, in altre aree, come per esempio l'area medio orientale, fino ad arrivare ai paesi più lontani come l'Afghanistan, come Myanmar, e nel continente latinoamericano paesi come Cuba, El Salvador, la Bolivia. Quindi la nostra è una presenza su tutti i continenti, che è tesa appunto a rafforzare i legami storici, culturali, umani e sociali che noi abbiamo con determinati paesi che vengono decisi dal governo italiano. Prima ha parlato degli obiettivi di sviluppo sostenibile, cosiddetti SDGs. Quali punto di partenza delle strategie di cooperazione allo sviluppo? Ci può raccontare meglio? Sì, come dicevo all'inizio di questa conversazione, l'Agenda 2030 costituisce un po' quella che è il faro della nostra azione, perché
nel 2015 è stato appunto deciso di integrare fra di loro dei processi che già si erano avviati in passato, volti a determinare un consenso generalizzato di tutti i paesi della Terra su quelli appunto che sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile, dove appunto la sostenibilità è una sostenibilità che viene declinata sotto vari punti di vista. È una sostenibilità innanzitutto ambientale, perché ovviamente i processi di sviluppo economico non possono più prescindere dal rispetto e dalla salvaguardia di quello che è l'ambiente dove noi ci troviamo a operare, perché uno sviluppo incontrollato può portare a delle conseguenze negative che poi si riverberano proprio sul concetto di sviluppo stesso. E poi anche un concetto di sostenibilità sociale, perché bisogna ricordare che i processi di sviluppo economico devono essere accompagnati anche con misure che tutelino alcuni aspetti fondamentali, come per esempio i diritti degli individui, i diritti delle persone, i diritti delle donne, i diritti dei minori. E quindi anche questo aspetto sociale ha preso sempre più piede nell'attività della cooperazione allo sviluppo, tanto che adesso appunto l'agenda 2030, se noi la guardiamo, è un'agenda davvero onnicomprensiva, che ci consente di realizzare in una visione integrata tutte quelle azioni che sono necessarie appunto per garantire lo sviluppo armonioso delle generazioni attuali, ma soprattutto in vista di quelle che sono le generazioni future. L'agenzia ha scelto di raccontare se stessa a questo Festival della Diplomazia partendo proprio dalle 5 P dell'Agenda 2030 che lei ha citato, quindi persone, prosperità, pianeta, pace, democrazia e partenariati. Ce ne vuole parlare? Sì, appunto, le famose 5 P sono una espressione sintetica di quella che è il valore globale e onnicomprensivo dell'Agenda 2030, come dicevo prima. Persone, perché al centro appunto dell'agenda non sono tanto i governi, non sono tanto gli stati, anche se poi gli stati sono qui, sono, come dire, i motori principali che debbono attuare i principi dell'Agenda 2030, però al centro della loro azione sono gli individui, sono le persone. Quindi persone vuol dire garantire a tutti quello che dicevo prima, il diritto fondamentale alla salute, il diritto fondamentale all'alimentazione, un diritto all'educazione, i diritti naturalmente per tutte le persone che soffrono, le minoranze, le donne come componente essenziale di qualunque strategia di sviluppo economico, i minori, quindi in un concetto di sviluppo armonioso bisogna che le persone siano al centro delle azioni, perché sono gli obiettivi finali, è proprio di garantire a tutti quelli che sono i diritti fondamentali di ciascuno di noi. Beh. E continuando poi, naturalmente prosperità significa sviluppo, e sviluppo significa che ognuno di noi, in questa ricerca del meglio per ognuno di noi, deve avere le condizioni anche economiche e sociali di poter prosperare, di poter garantire alla propria persona, alla propria famiglia, quelle che sono le situazioni economiche più e le opportunità economiche più vantaggiose, e quindi naturalmente diritto al lavoro, un diritto al lavoro dignitoso, il diritto a poter esercitare delle attività economiche che mettano in grado a livello globale tutte le realtà locali, le comunità locali, i paesi di poter svilupparsi in maniera adeguata. E va fatto questo, e qui vengo al pianeta, nella considerazione appunto di quelli che sono, come dire, le opportunità, ma anche i limiti che l'ambiente ci offre, e quindi la necessità di garantire che questo sviluppo economico si manifesti utilizzando al meglio quelle che sono anche le opportunità che la nostra epoca ci pone di fronte nello sviluppare metodologie anche di sviluppo che siano rispettose dell'ambiente, per evitare appunto di incorrere in quegli errori che magari le generazioni passate hanno utilizzato, senza appunto tener conto di quelli che sarebbero stati dei precisi
conti salati che il pianeta avrebbe messo sul nostro piatto, come sta avvenendo in certe realtà e lo vediamo costantemente. Tutto questo poi nella pace, questa è l'altra importantissima P dell'Agenda 2030, perché ovviamente qualunque nostra azione di promozione di obiettivi di sviluppo sostenibile ha al proprio fondamento il fatto che noi dobbiamo garantire delle società pacifiche, e quindi dobbiamo prevenire l'insorgenza di quei conflitti che drammaticamente riportano sempre l'umanità a uno stato della pietra che dobbiamo cercare di superare, e naturalmente anche nel rispetto di quelli che sono i principi di democrazia e i principi fondamentali, il rispetto dei diritti umani, perché ovviamente una società che non contempla la possibilità per tutti di esprimersi e di esprimere quella che è la propria opinione, anche la propria opinione politica, è una società che è drammaticamente tesa a fomentare delle situazioni di conflitto che appunto poi impediscono la realizzazione degli obiettivi di sviluppo. Tutto questo si fa, e vengo alla quinta P, con il concetto di partenariati. È chiaro che l'agenda 2030 della cooperazione e dello sviluppo è un'agenda così globale, così ambiziosa, che senza un concorso di tutti i possibili attori, quindi gli stati, ma anche le organizzazioni internazionali, quindi anche il settore privato, quindi anche tutto il mondo della società civile, le università, non possiamo, come dire, conseguire se non attraverso degli obiettivi che mirino tutti verso una certa direzione. Da questo punto di vista devo dire che gli ultimi anni hanno visto veramente accrescere la consapevolezza dell'importanza di questi partenariati, perché ormai laddove anni fa la cooperazione allo sviluppo poteva essere appannaggio di un certo numero di persone anche molto illuminate, che però perseguivano quelli che sono i loro obiettivi un po' scollegati da tutta un'altra serie di attori che invece avevano tutte agende completamente diverse, devo dire, almeno a livello diciamo più elevato dei vari attori nei singoli settori, credo che ultimamente vi è maggiore consapevolezza da parte di tutti che gli obiettivi dell'Agenda 2030 sono obiettivi talmente importanti da non poter essere lasciati appannaggio di qualche operatore benevolo, ma sono qualcosa per cui tutti dobbiamo impegnarci, per cui tutti dobbiamo lavorare insieme. Per me l'AIX rappresenta un punto d'arrivo, un po', diciamo, il suggello delle mie, chiamiamole così, ambizioni, non tanto per il ruolo che rivesto, quanto proprio per l'ambito in cui sono approdato. Lavorare per la cooperazione italiana in un momento così importante, diciamo agli inizi di questa riforma, per me è un onore, ed anche, diciamo, lo vivo con un senso di responsabilità molto alto, e sono grato a chi mi ha dato questa opportunità, in particolare la dottoressa Frigenti, che è stato il primo direttore dell'agenzia. Diciamo la mia esperienza è variegata. Quando ho finito gli studi ho cercato di entrare nel mondo della cooperazione, perché quello era la mia ambizione fin dall'inizio, e con i miei studi le opportunità, diciamo, non ho saputo cogliere, non c'erano, e quindi ho iniziato la mia carriera nell'ambito del privato, in una di quelle organizzazioni che vengono considerate diciamo delle scuole di management, in un'azienda del largo consumo, dove ho consolidato un'esperienza di management a tutto tondo, in cui ho fatto molta job rotation, ho cambiato diverse funzioni, e quindi, diciamo, credo di aver fatto una formazione nel lavoro molto, molto approfondita. Sono stato, devo dire, molto fortunato. Poi ho partecipato casualmente ad un concorso pubblico per dirigenti, l'ho vinto e sono entrato nell'ambito
organizzazione, quindi dell'impiego pubblico. Ci sono entrato direttamente da dirigente per mia fortuna, ho lavorato per un'azienda ospedaliera in startup di Roma che si chiama Sant'Andrea, e quindi ancora una volta per mia fortuna ho partecipato a un'esperienza che non era un'esperienza consueta, ma era appunto in un progetto di costruzione di una nuova realtà. E poi diciamo la vita mi ha portato a lavorare per la Croce Rossa Italiana, che è la più grande istituzione umanitaria in Italia e probabilmente nel mondo, sicuramente la prima che ha iniziato secondo quelli che sono i principi umanitari. E lì mi sono occupato d'emergenza, sono stato leader di molte attività ed interventi umanitari in Italia e all'estero, solo per citarne alcuni, il terremoto dell'Aquila piuttosto che il terremoto di Haiti, la guerra in Georgia piuttosto che l'esodo delle famiglie, quindi dei migranti a seguito della guerra in Siria, e quindi ho lavorato anche in Iraq. A seguito del mio ritorno in Italia dopo questa esperienza con la federazione, in cui dovevo essere ricollocato nell'impianto appunto della pubblica amministrazione, e avevo saputo che l'AICS cercava dei dirigenti e cercava in particolare i vice direttori dell'agenzia, per cui sono venuto a fare un colloquio con l'allora direttrice Laura Frigenti. Questo colloquio è seguito da altri incontri con la stessa. Avevo i titoli e la possibilità di unirmi a questa organizzazione, e sono stato poi nominato con decreto dell'allora ministro degli esteri Angelino Alfano quale vice direttore tecnico dell'agenzia. Il suo ruolo quindi adesso continua comunque ad essere di grande importanza. Lei è per l'appunto direttore vicario dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo e titolare della vice direzione tecnica. Quali sono e cosa significa guidare gli uffici tecnici dell'AICS? Ancora una volta vuol dire assumersi delle responsabilità, perché il core, chiamiamolo core business, insomma la parte più importante, senza togliere nulla alle attività amministrative che sono servono per strutturare bene un'organizzazione come la nostra, ma la parte tecnica è quella che serve per fare assistenza, stimolo, progettazione, visione di dove va la cooperazione italiana, in collaborazione ovviamente col MAECI ed in collaborazione, più che collaborazione, in continuo dialogo con gli stakeholder. Ricordo tra i più importanti ovviamente quelli che prevede la legge, le università, le regioni, i comuni, quindi gli enti territoriali, le OSC. E non vorrei dimenticare nessuno, ovviamente la riforma ha determinato la possibilità di lavorare anche col mondo profit, e quindi sono stati lanciati dei bandi appunto che agevolano le start-up nei paesi in cui operiamo. Lavorare e avere la leadership della vice direzione tecnica dell'AICS vuol dire dare un piccolo contributo a quella che è la politica estera dal punto di vista della cooperazione del governo italiano. Questo è un grandissimo onore ed anche una grande responsabilità, e spero di poterlo fare degnamente, come auspico e con lo stesso animo con cui vengo tutti i giorni qui in ufficio. Quindi in parte ha già parlato di quella che potrebbe essere la cooperazione del futuro, ma se lei immaginasse utopicamente una cooperazione ideale, cosa ci racconterebbe? Beh, in parte l'ho detto, cercare di lavorare, di dare centralità, se parliamo dell'agenzia, di dare ulteriore centralità all'attività di cooperazione con l'agenzia. L'agenzia è nata affinché fosse il centro tecnico, ma anche di gestione delle risorse per tutto il sistema e le eccellenze italiane che si affacciano al mondo della cooperazione. Quindi incrementare il livello di collaborazione con le istituzioni pubbliche, incrementare il dialogo con gli attori di cooperazione, migliorare il livello di interlocuzione con l'Europa, incrementare il livello di collaborazione
con le altre agenzie, il cosiddetto, in termini tecnici, practitioner network, cioè il network delle agenzie europee di cooperazione, incrementare la formazione del personale, renderlo sempre più consapevole, incrementare la consapevolezza politica e anche il messaggio che noi attraverso la nostra attività nei paesi prioritari facciamo, migliorare il livello di collaborazione tra gli uffici dell'AIX regionali e gli uffici diplomatici e quindi le ambasciate, migliorare l'intesa con il MAECI e non ultimo, scusate se lo cito tra gli ultimi, e sicuramente migliorare, diciamo, le aspettative e incrementare la possibilità di collaborazione da parte del personale e quindi favorire questa osmosi tra le sedi estere e la sede di Roma e di Firenze per trovare un centro nella identità di un'agenzia che è appena nata e deve cercare una sua identità, una sua forza e una sua capacità di essere autonoma nelle proprie scelte. È qui con noi Emilio Ciallo, dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e Comunicazione dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, avvocato, ha lavorato presso la Camera dei Deputati per i lavori della Commissione Affari Esteri e con una consolidata esperienza in relazioni internazionali e in cooperazione allo sviluppo. Dottor Ciallo, il suo curriculum ci svela una lunga esperienza in cooperazione allo sviluppo. Lei peraltro è stato testimone in qualità di consigliere politico dell'allora viceministro degli Affari Esteri Pistelli della scrittura della legge 125 del 2014, che di fatto ha rivoluzionato il sistema di cooperazione allo sviluppo. Può raccontarci la sua esperienza? Sì, è stata un'esperienza molto intensa, molto bella, ne vado molto orgoglioso. Si trattava in quel momento di riformare un sistema, quello della cooperazione allo sviluppo, che attendeva appunto una riforma, un rinnovamento da tanti anni, da una ventina di anni. Noi siamo riusciti a farlo con un lungo lavoro che ha coinvolto tutti gli attori, a partire dalle organizzazioni della società civile. Si trattava di affrontare i nuovi temi globali, dall'ambiente alla migrazione, e soprattutto di far capire che la cooperazione allo sviluppo è una politica del governo, è una politica importante, e che era necessario costruire un sistema italiano che riunisse tutti questi attori e che desse più forza e più efficacia all'azione italiana. Ci siamo riusciti, abbiamo messo insieme tante persone, la riforma è stata anche apprezzata dall'OCSE nell'ultima peer review, nell'ultimo esame che è stato fatto all'Italia, e tra l'altro una riforma che è riuscita in qualche modo ad anticipare alcuni temi, alcune impostazioni che poi sono state quelle anche dell'Agenda 2030, che sarebbe stata approvata un anno e mezzo dopo rispetto alla nostra riforma che è del 2014, quindi un'esperienza molto bella. Di cosa si occupa esattamente il suo ufficio e quali sono gli strumenti principali? Dunque, il mio ufficio si occupa di due aree sostanzialmente importanti. Una è quella delle relazioni istituzionali e internazionali, l'altra è la comunicazione. Come relazioni istituzionali ci occupiamo di predisporre, preparare, curare, negoziare gli accordi che noi abbiamo con i ministeri, con gli altri enti pubblici o con altri soggetti privati. Ci occupiamo di avere un dialogo costante col Parlamento, rispondendo alle interrogazioni, alle interpellanze e intervenendo nei provvedimenti che sono in aula, che riguardano ovviamente la cooperazione, e ci occupiamo in generale anche del rapporto con tutti gli stakeholder della cooperazione, che siano il mondo profit, che siano le organizzazioni della società civile. E questa è la parte delle relazioni istituzionali, che poi è anche una parte di relazioni internazionali, visto che l'agenzia ha rapporti quotidiani con grandi organizzazioni internazionali, con le banche internazionali e quindi e con le altre agenzie nazionali che si occupano di cooperazione in Francia, in Inghilterra, in tutti gli altri nostri paesi, partner europei e non. Poi c'è la parte della comunicazione. La parte della comunicazione è concentratissima sul seguire il nostro sito, che è www.aix.gov.it, su cui trovate tutte le principali informazioni che riguardano l'agenzia. È un lavoro molto importante, dobbiamo raccogliere le informazioni, le notizie da 20 sedi nel mondo, le pubblichiamo sul sito. Oltre il sito dobbiamo seguire i nostri canali social, Twitter, Facebook e Instagram. E inoltre abbiamo anche una piccola redazione di giornalisti che prepara un magazine online mensile che si chiama Oltremare, anche per Oltremare troverete il link sul nostro sito, ed è un magazine interessante, a nostro parere molto importante, perché raccoglie non solo
le notizie su quello che facciamo in tutto il mondo, quindi sui progetti, sulle iniziative, ma anche un magazine che lascia spazio al dibattito, alle idee, alle proposte, e quindi è importante anche per tutto il movimento della cooperazione italiana. Ha parlato quindi di strumenti della cooperazione e lo sviluppo, però ci vuole dire meglio cosa significa comunicare oggi la cooperazione e lo sviluppo per un'agenzia governativa e in che modo questa comunicazione governativa si differenzia da quella tradizionale delle organizzazioni della società civile? Sì, anche qua la sfida di comunicare la cooperazione allo sviluppo è una sfida anche molto difficile, in questo momento è anche una sfida che ha un contenuto ideale e politico molto importante. Da una parte c'è un'idea di mondo che è quello della cooperazione, aperto, globale, fatto di scambi, costruito sull'idea di uno sviluppo sostenibile e che affronta i grandi temi del nostro tempo, la migrazione, l'ambiente, la salute, pensate quanto sono dimensioni appunto globali e non solo nazionali. Dall'altra parte c'è un'idea di mondo in cui le paure, le preoccupazioni tendono a rinchiudere ciascuno nei confini, negli stati, in una concezione di sovranità molto chiusa, di protezionismo. Allora, comunicare la cooperazione vuol dire abbracciare la prima idea, quella appunto più aperta, e far spiegare qual è il ruolo dell'Italia, del paese Italia in quel mondo e qual è il contributo che l'Italia può dare allo sviluppo internazionale. Questo vuol dire per un'agenzia governativa scegliere, far capire ai nostri cittadini ma a tutta la comunità internazionale che l'Italia ha delle eccellenze in alcune aree, che persegue lo sviluppo e lo sviluppo è un concetto che ormai è accanto alla solidarietà che è classica della cooperazione internazionale, ma che va oltre, ormai, e questo è molto importante, ormai i rapporti sono di partnership con i nostri paesi, i paesi con cui collaboriamo, con cui cooperiamo, non c'è chi dà e chi riceve, abbiamo capito che la cooperazione è una cooperazione, noi diciamo, circolare, che alla fine fa ritornare in ricchezza di cultura, di relazioni politiche, istituzionali, una serie di frutti. Spiegare tutto questo è il compito di un'agenzia governativa, perché ripeto, la cosa importante è che la cooperazione è una politica del governo italiano, è una politica dell'Italia e quindi un modo dell'Italia per stare nel mondo. Abbiamo parlato di comunicazione e comunicare la cooperazione e lo sviluppo, ma cosa significa farlo in Italia per gli italiani? Sì, noi scegliamo di partire da tre concetti e tre parole chiave, diciamo così. La prima è la trasparenza. È importante che noi facciamo capire ai nostri cittadini cosa facciamo in questi paesi, come cooperiamo e quindi abbiamo una bellissima mappa in un sito che si chiama OpenAid, che potete raggiungere attraverso quello istituzionale dell'AICS, in cui ciascun cittadino può entrare in un progetto, entrare in un paese, sceglierlo, entrare nel progetto, verificare cosa si fa, quali sono le attività e come viene finanziato. Per noi è molto importante il principio della trasparenza per far capire meglio il lavoro che facciamo e questa è una prima dimensione. La seconda dimensione riguarda l'importanza dell'educazione alla cittadinanza globale. È una mission che la legge dà all'agenzia, noi la dobbiamo rafforzare, spiegare agli italiani cosa è l'Agenda 2030, questa grande costituzione dello sviluppo che è stata approvata a livello internazionale, gli obiettivi di sviluppo sostenibile quali sono, come l'Italia vuole contribuire a questi obiettivi di sviluppo, ma anche come ciascuno di noi può contribuire e come le aziende, il mondo profit, deve oramai adeguarsi al nuovo paradigma di un'economia in transizione verso appunto la sostenibilità. Questo è il secondo concetto importante nel comunicare la cooperazione in Italia. Il terzo punto è probabilmente quello della professionalità del nostro lavoro. Chi lavora per noi ha studiato gli aspetti economici, antropologici ed è un vero e proprio manager dello sviluppo, anzi come noi preferiamo dire, noi abbiamo tanti creatori di sviluppo in giro per il mondo, non sono solamente volontari, anzi non sono volontari, nel nostro caso sono veri e propri professionisti che fanno questo lavoro con grande passione ma anche con grande capacità e con le esperienze e con le nozioni che hanno acquisito. Credo che questo sia importante sottolinearlo perché un'agenzia italiana, un'agenzia governativa come la nostra è anche rappresenta il paese e lo rappresenta al meglio con uomini e donne che lavorano sul terreno con grande professionalità oltre che con grande passione.
Dottor Pipi, come è approdato nel mondo della cooperazione? Buongiorno. Sono approdato nel mondo della cooperazione in ragione di anche di alcune scelte. Sicuramente il percorso professionale è il risultato di alcune scelte, in particolar modo fatte ai tempi dell'università. Ho studiato e mi sono laureato in scienze diplomatiche internazionali a Gorizia, metà anni 90, un periodo storico molto importante per quel pezzo di mondo, per quel pezzo di Europa. Gli studi e alcuni docenti, alcuni maestri lì a Gorizia hanno determinato la mia scelta e la scelta di diversi miei compagni che a vario titolo assieme a me hanno fin da subito iniziato a spendersi, a interessarsi, a lavorare nel mondo della cooperazione e dello sviluppo. Nel mio caso particolare, subito dopo la laurea ho iniziato a lavorare nella pubblica amministrazione. Ho avuto la fortuna di lavorare nel sistema della cooperazione decentrata toscana e da lì, da questa incredibile palestra, ho lavorato sempre nel campo della cooperazione decentrata presso il Comune di Roma, Roma Capitale, gestendo l'ufficio che si occupava di fondi europei a gestione diretta e cooperazione decentrata. Nel campo della sanità, anche lì ho cercato di coniugare l'impegno gestionale, l'impegno amministrativo con le opportunità di cooperazione, promuovendo progetti di ricerca e di assistenza con partenariati europei e, buon ultima, l'esperienza in Croce Rossa. Sicuramente è stata un'esperienza che ha dei riflessi nel mondo della cooperazione, perché tra le cose che ho fatto durante l'esperienza in Croce Rossa, ho gestito direttamente un centro di accoglienza straordinaria per dublinati vulnerabili, cioè per quei richiedenti asilo che versano in condizioni particolarmente critiche. Questo percorso, in una parabola per me felice e fortunata, mi porta oggi a lavorare all'interno dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo. È un onore per me lavorare per questa agenzia e offro al meglio delle mie possibilità un piccolo corso, un laboratorio agli studenti di Scienze Internazionali e Diplomatiche a Gorizia, cercando di trasferire le tecniche di Project Cycle Management orientate alla cooperazione e allo sviluppo. Di che cosa si occupa nell'ufficio che lei dirige in agenzia? L'ufficio che io dirigo si occupa di promuovere iniziative nel campo dello sviluppo rurale e della sicurezza alimentare, tematiche cruciali nel mondo della cooperazione allo sviluppo. Mi attardo solo un attimo nel dire però chi si occupa di cosa all'interno di questo ufficio. Questo ufficio recupera e prosegue, mi auguro, la storia e l'esperienza di due realtà molto importanti: la realtà dell'allora IAO, Istituto Agronomico d'Oltremare di Firenze, e la storia dell'UTC, degli esperti agronomi dell'UTC che operavano presso la DGCS. Queste due anime continuano a lavorare presso questo ufficio e, come giusto che sia, fortunatamente determinano anche l'operato dell'ufficio. Mi piace ricordare il fatto che
appena arrivato presso questo ufficio, un agronomo ha fortunatamente ritenuto di tenermi a battesimo non con documenti, dossier, che poi sicuramente che sono venuti comunque dopo, ma invitandomi a leggere un pamphlet, il pamphlet di un agronomo giapponese, per me allora del tutto sconosciuto, Masanobu Fukuoka, La rivoluzione del filo di paglia, pubblicazione che poi io a mia volta ho contribuito a diffondere, perché determina un po' l'aspetto che ispira questo ufficio, cioè dare un senso alla sostenibilità, dare un senso alla resilienza, promuovere la vivibilità. Queste sono le persone che lavorano, lavorano presso l'ufficio, un patrimonio di donne e uomini straordinari che credono fortemente nel lavoro che svolgono. E per tornare all'inizio, al senso della sua domanda, di che cosa ci occupiamo? Ci occupiamo nel concreto, essendo una pubblica amministrazione, svolgiamo ovviamente tutta un'attività nel sottoterra, un'attività amministrativa e burocratica non indifferente, quindi ricordo anche questa componente dell'ufficio, e poi portiamo avanti delle iniziative su questi due filoni. I temi che noi affrontiamo devono essere affrontati non dal punto di vista dell'emergenza. Se si parla di sicurezza alimentare, è chiaro che il pensiero può andare al dramma dei morti per fame e sete nel mondo, può andare al dramma delle pandemie, delle carestie, del dramma delle cavallette che affamano il Corno d'Africa, la pandemia che c'è in corso, quanto impatta nella sicurezza alimentare e nello sviluppo rurale. Ma l'ufficio non si occupa di emergenza, si occupa di sviluppo, per l'appunto. Ci muoviamo all'interno di un documento triennale di programmazione, abbiamo nel nostro orizzonte, nel nostro radar, l'agenda 2030, abbiamo gli SDGs, in particolare l'obiettivo 2, ma assieme a questo corollario, la nostra azione, le nostre iniziative cercano di assumere oggi sempre di più un orientamento al risultato. E per questo mi piace citare fra le tante un'iniziativa che noi portiamo avanti in Sudan, che credo possa essere paradigmatica, perché è un'iniziativa che ha come obiettivo generale, ambisce a contribuire all'alleviation of poverty, a mitigare gli effetti della povertà. E come lo facciamo? Lo facciamo proprio mettendo assieme elementi di sviluppo rurale, mettendo assieme aspetti educativi, promuovendo l'educazione proprio su questi temi, favorendo l'impegno dell'attività femminile in questo settore. Lo facciamo promuovendo insieme al partner locale l'uso delle acque irrigue in agricoltura. Ecco, il tema dell'acqua, come si diceva prima, è un tema trasversale per le nostre iniziative. La trilogia acqua, energia, cibo, credo che l'agenzia abbia un terreno di gioco nuovo davanti a sé. Come ufficio sesto noi abbiamo giocato la carta dei progetti europei all'interno di un programma di ricerca della DG DEVCO, un programma di formazione e ricerca nel campo dello sviluppo rurale e della sicurezza alimentare, un programma che si chiama DESIRA. Abbiamo presentato dei progetti, due dei quali sono stati approvati. Allora, alcuni numeri possono dare la misura di che cosa vuol dire questa prospettiva per il futuro dell'agenzia.
Nel 2019 l'ufficio ha gestito risorse nuove per all'incirca 20 milioni di euro, lavorando in pressoché tutti i paesi prioritari dell'agenzia e animando 16-17 iniziative progettuali. Siamo qui con Valeria Clarizzo, dirigente a capo dell'Ufficio Ambiente e Uso del Territorio dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, molti incarichi e una lunga e prestigiosa carriera presso il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare. Un'approfondita conoscenza dei temi legati all'ambiente, ai cambiamenti climatici, allo sviluppo di energie rinnovabili e di mobilità sostenibile e molto altro ancora. Grazie dottoressa Rizzo di essere qui con noi e benvenuta. Vorrei iniziare col chiederle come è arrivata l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo. Grazie, ma in realtà faccio un passo indietro. Intanto grazie dei complimenti, ma io nasco con il Ministero dell'Ambiente. Il Ministero dell'Ambiente viene istituito nel 1986 e pochi anni dopo io divento uno dei pochissimi funzionari che approdano a Piazza Venezia a Roma e iniziamo ad affacciarci sulla scena europea. Quindi l'Unione Europea comincia a negoziare le direttive sull'inquinamento atmosferico, sull'inquinamento acustico, sulla riduzione delle sostanze che assottigliano la fascia d'ozono stratosferico e iniziamo a preparare quello che sarà il primo vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile vero, Rio de Janeiro 1992. Da questo appuntamento favoloso ed eccitante nascono due importanti trattati, la Convenzione sui cambiamenti climatici, madre del protocollo di Kyoto, più conosciuto, la Convenzione per la lotta alla biodiversità, ma soprattutto l'Agenda 21, che è il primo grande manuale che parla di sostenibilità ambientale, economica e sociale. E da lì poi nasce un percorso che porta agli obiettivi di sviluppo sostenibile, di cui oramai si parla, e a tutte quelle tematiche che affronta l'ufficio che ho il piacere di dirigere da un anno. Io sono arrivata in agenzia perché ho risposto a una chiamata di mobilità, mi sembrava divertente concludere la mia carriera professionale in un ambiente diverso, seppur portando un'esperienza personale, ed eccomi qua. Ha parlato del suo ruolo qui in agenzia da un anno a questa parte, ci può spiegare di cosa si occupa l'Ufficio Ambiente e Uso del Territorio? Ma più di come si occupa vorrei parlare del ruolo che l'ufficio ha all'interno dell'AICS da quando ho l'onore di dirigerlo. Ho parlato di sostenibilità ambientale ed è proprio qui il punto. L'ufficio ha come obiettivo principale quello di far diventare la sostenibilità ambientale un elemento cardine di tutte le progettualità promosse dall'agenzia. Basti pensare alle emergenze ambientali dovute ai cambiamenti climatici, allo sfruttamento irragionevole delle risorse, ai conflitti che spesso derivano dallo sfruttamento delle risorse e dai cambiamenti climatici. Con questa consapevolezza la sostenibilità ambientale diventa un riferimento cardine in agenzia. Deve diventare una grammatica trasversale che dà un valore aggiunto a tutti i progetti che l'agenzia promuove in tutte le parti del mondo. Abbiamo quindi iniziato a valutare diversi progetti, elaborando una checklist che diventerà una matrice che valuterà e monitorerà il progetto ex ante, durante ed ex post. E valuterà l'impatto della sostenibilità ambientale su quel progetto, per quel progetto e per quel territorio, in modo tale che con i nostri progetti, con tutti i progetti dell'agenzia, si inizi a ridurre e a gestire i rischi ambientali, si inizi a combattere i cambiamenti climatici, si introduca lo sviluppo sostenibile ambientale, economico e sociale in tutte le azioni che promuoviamo intorno al mondo. L'emergenza mondiale legata alla pandemia mostra i forti legami tra ambiente e salute. Il Covid-19 ha fortissimi legami con il degrado ambientale e con l'emergenza climatica, che aumenta il rischio di pandemie e malattie. La letteratura scientifica e consessi scientifici, consessi negoziali intorno ai cambiamenti climatici
hanno già elaborato numerosi studi attraverso i quali si dimostra come i tassi di mortalità da Covid-19 sono correlati positivamente ai livelli di inquinamento atmosferico. Quindi ritorniamo a bomba. Promuovere la sostenibilità ambientale vuol dire dare un contributo al contenimento delle pandemie e agli effetti indesiderati sulla salute umana. Quello che rappresenta una vera sfida per AICS e per l'Ufficio Quinto in particolare sono gli agglomerati urbani. Cioè pensiamo a tutti quei territori in cui si sono costruite per esempio delle baraccopoli. E allora lì cosa succede? Introducendo progetti l'agenzia ed introducendo progetti ambientalmente sostenibili si è in grado di migliorare moduli abitativi con prestazioni energetiche migliori, con del microclima migliore, ridurre, utilizzare risorse energetiche sostenibili, introdurre infrastrutture, sistemi sanitari, strutture stradali ambientalmente sostenibili, innovative. All'interno di queste aree poi noi diamo una particolare attenzione ai mercati, perché i mercati, come quasi in tutto il mondo, sono posti in cui è necessario migliorare l'igiene, la pulizia, anche attraverso la raccolta dei rifiuti, inserendo attività di formazione e sostentamento e formazione alle popolazioni locali. Quindi, per rispondere più genericamente, l'ufficio continua questo percorso, promuove progetti a sostegno dello sviluppo urbano sostenibile, di una gestione delle risorse idriche ed energetiche efficienti, misure di adattamento ai cambiamenti climatici, efficientamento energetico e comunque a lungo termine strategie di sostenibilità. Il fenomeno della migrazione da cambiamenti climatici, peraltro da sempre esistito nel mondo, non si esaurisce in numeri o mappe dove si dislocano le persone, ma sono storie vere di famiglie e di popoli che migrano o da un paese all'altro o all'interno dello stesso territorio, modificando l'economia di quel territorio, modificando l'economia di quel paese o addirittura cadendo in una povertà ancora maggiore rispetto alla quale vivevano prima. E, per esempio in Somalia nel 2015 ci fu un fenomeno enorme di siccità che portò la popolazione che viveva in quel territorio di allevamento di capre alla totale povertà, persero tutto, morirono gli animali, le loro case vennero abbandonate, non vi era più risorsa idrica. In quel territorio l'agenzia intervenne con dei progetti con i quali aiutò questa popolazione a reinventarsi in altre professioni. Poi ci sono per esempio situazioni in cui i cambiamenti climatici hanno completamente annullato un territorio, un microclima. Per esempio il famoso lago a 3.800 rotti metri d'altitudine in Bolivia, attorno al quale viveva tutta una popolazione che viveva anch'essa, erano tutti pescatori, e il lago si è prosciugato totalmente. A questo punto cosa è successo? È successo che quelli che erano i pescatori hanno dovuto prendere armi e bagagli e trasferirsi altrove, ammassarsi magari ai bordi di una metropoli, costruendo una baraccopoli. E qual è la sfida che l'agenzia ha da tempo già avviato e che io riprendo in mano e porto avanti? Il fatto di assistere popolazioni che sono migrate affinché non muoiano in povertà assoluta, ritrovino un altro mestiere, si ricostruiscono una vita, ma anche, è lì la sostenibilità interviene, tentare di riprodurre gli habitat che sono andati distrutti da fenomeni dovuti ai cambiamenti climatici e riportare la popolazione natia sulle loro terre. Quindi, alla luce della sua esperienza fino ad ora, in quale direzione crede dovrebbero andare gli interventi di cooperazione in questi settori? In realtà abbiamo già parlato di questo, perché l'agenzia non ha mai smesso di promuovere attività di questo tipo. Quello che io sto cercando di introdurre è un elemento aggiuntivo, un elemento
che dà un contributo ancora maggiore ai progetti che l'agenzia promuove, da un lato. E dall'altro penso che non si possa non tenere conto che nel 2019 la Commissione europea ha varato il Green New Deal. E questa è una tabella di marcia ben precisa, attraverso la quale l'Unione europea nel 2050 arriverà a una conversione ecologica totale. E questa tabella di marcia non vale solo per l'Unione europea, ma vale per tutto il mondo, vale anche per i progetti che noi facciamo in partenariato in altri paesi del mondo. Quindi non andiamo a creare un progetto privo di un elemento innovativo portato dalla sostenibilità ambientale, non è più possibile, sarebbe controproducente. Quindi questa è la sfida che dobbiamo affrontare oggi e che spero affronteremo. Do il benvenuto a Francesca Fiorino, dirigente a capo dell'Ufficio 4 dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, che si occupa di sviluppo umano. Una lunga esperienza nella pubblica amministrazione, da pochissimi mesi approdata in ECS. Dottoressa Fiorino, può raccontarci come è arrivata la cooperazione allo sviluppo? Allora, la mia forse è stata più una decisione di pancia che di testa, nel senso che sono sempre stata molto affascinata da queste iniziative di cooperazione, la possibilità di poter aiutare i paesi in via di sviluppo e quindi dare un contributo e portare fuori dall'Italia il know-how che noi abbiamo. E quindi, avendo maturato circa 20 anni di esperienza come dirigente nella pubblica amministrazione, ho deciso di metterla a frutto in questa agenzia, che era una startup, e quindi darle delle possibilità in più. Ci dica, ma di cosa si occupa l'ufficio che lei dirige? Perché sviluppo umano, diciamo, c'è una dichiarazione di intenti quantomeno ambiziosa. Sì, questo è vero. Di fatto, come ha anche già detto il direttore, per noi in tutte le iniziative che porta avanti l'agenzia la persona è al centro, quindi c'è la centralità dell'individuo, e l'individuo in quanto tale è un individuo per il quale si intende a cercare di garantire la possibilità di godere di una vita lunga e sana, di poter essere istruito e di poter godere di diritti civili. E per poter fare tutto questo, quindi diciamo, ci sono questi tre caposaldi dell'attività che noi svolgiamo, che riguardano la salute, l'educazione e cercare di garantire i diritti. Quindi questo che cosa comporta? Innanzitutto che possiamo andare a cercare di agire in dei paesi in cui prevalentemente ci sia la pace e ci sia una situazione di tranquillità. Lì dove non ci sia, cerchiamo di intervenire gradatamente. Comunque, principalmente i nostri interventi, quelli che riguardano la salute, li svolgiamo in diversi paesi prioritari e portiamo avanti degli interventi che hanno l'ambizioso obiettivo di garantire una salute universale. Chiaramente a questo ci si può arrivare per gradi. Facciamo degli interventi, come per esempio di recente in Uganda, abbiamo finanziato la ristrutturazione di un presidio ospedaliero che era stato dismesso e che potrebbe essere utile adesso per l'epidemia da Covid, oppure anche ristrutturazione di presidi ambulatoriali o centri di salute territoriali. E poi facciamo anche formazione, per esempio on the job, ai medici o in altri casi facendoli venire in Italia e quindi facendo un'esperienza sempre sul campo, oltre che formazione teorica e scambio sempre di esperienze. Altro intervento molto importante che noi stiamo facendo è quello volto a formare e anche ad aiutare a contrastare le malattie croniche non trasmissibili, perché anche nei paesi in via di sviluppo si stanno arrivando malattie quali il diabete, problemi cardiovascolari, malattie diciamo tumorali o malattie respiratorie. Quindi l'esperienza italiana viene portata anche per coadiuvare nel combattere queste tipologie di patologie, a fianco a quelle che erano le malattie infettive, che sono state il primo target della cooperazione. E ancora oggi siamo molto presenti insieme con il Global Fund, un'importante organizzazione internazionale, per combattere AIDS,
malaria e tubercolosi, e siamo presenti in diversi paesi dell'Africa, quali ad esempio il Sud Sudan, il Kenya, Malawi, e quindi insomma paesi in cui è necessaria una presenza importante. Altra cosa che, sulla quale interveniamo sono anche dei fattori diciamo un po' trasversali che riguardano la tutela dei minori e della salute materno-infantile, la disabilità e anche la parità di genere. Quindi per quanto riguarda i minori facciamo delle iniziative che sono volte a tutelare la salute materno-infantile, quindi diciamo dei neonati fino ai giorni dalla nascita, ma poi anche di bambini e bambine, ragazzi e ragazzi, ai quali cerchiamo di, per i quali, non direttamente su di loro, ma insomma grazie alle organizzazioni e anche affiancando i governi delle nazioni in cui noi siamo presenti, a tutelarli dal punto di vista della giustizia minorile, delle indicazioni sulla sessualità, sulle possibilità riproduttive, l'accesso alla formazione. E quindi insomma diamo anche informazioni e sostegno alle organizzazioni della società civile che operano nella comunità locale. Altra attività sulla quale noi siamo molto presenti e siamo orgogliosi di agire è la disabilità. Infatti che cosa facciamo? Facciamo dei progetti che sono volti a consentire anche alle persone con disabilità di essere inclusi nella società civile e a poter dare il loro contributo, a poter vivere insieme nella loro collettività. E mi viene in mente a questo proposito un progetto molto importante che stiamo realizzando insieme con la comunità, con l'Unione Europea, e si chiama Bridging the Gap. E questo progetto coinvolge 5 paesi in 2 continenti, Africa e Sud America, e lo portiamo avanti insieme con altre 2 agenzie europee della cooperazione, quella austriaca e quella spagnola, anche loro portatrici di un know-how molto importante. E in questo caso siamo presenti in Etiopia, Burkina Faso, Sudan, Ecuador e Paraguay. E l'obiettivo di questo progetto è quello di promuovere i diritti delle persone con disabilità utilizzando appunto un approccio partecipativo e inclusivo, allo scopo di sviluppare le competenze anche dei governi per consentire loro di accedere con facilità alla vita, come dicevo prima, nella collettività. Altra cosa molto importante di cui si occupa l'ufficio sviluppo umano è, come dicevo prima, l'educazione, e quindi favoriamo iniziative che siano volte a consentire l'educazione dalla prima infanzia fino all'università, quindi in quel caso parliamo di alta formazione. E a questo proposito mi piace citare il nostro progetto Partenariato della Conoscenza, in cui c'è di positivo, si vede proprio la capacità di questa agenzia di mettere insieme tanti soggetti, perché nel Partenariato della Conoscenza lavoriamo ben con 23 università, sono state costituite 4 piattaforme, ciascuna delle quali ha l'obiettivo di formare studenti provenienti dall'Asia e dall'Africa e anche dal Medio Oriente sulle tematiche nella piattaforma 1 sviluppo rurale e gestione del territorio, nella piattaforma 2 invece per esempio parliamo di salute e disponibilità di acqua pulita e quindi bevibile. Energia sostenibile e innovazione industriale è l'obiettivo della piattaforma 3, e infine con la piattaforma 4 patrimonio culturale e turismo sostenibile. Quindi, come vi dicevo, queste piattaforme sono costituite da 23 università e noi eroghiamo 93 borse di studio a favore di studenti provenienti dai paesi che citavo prima. Si tratta di 63 persone che seguono dei corsi di laurea specialistica, quindi un corso di laurea biennale, e 30 persone che invece seguono un dottorato di ricerca. Vi ho anche citato i temi di questo progetto, di questa iniziativa, perché sono la dimostrazione reale di quelle che sono le esperienze italiane e il know-how italiano che viene esportato all'estero.
e che quindi serve per rinforzare la cultura all'estero e anche dare loro benefici tramite quello che noi appunto andiamo a spiegare prevalentemente a persone che forse un domani avranno dei ruoli importanti nelle amministrazioni di quelle nazioni. E infine un'altra cosa di cui volevo parlare sono le iniziative gender. In questo caso un po' in tutto il mondo, però prevalentemente in Palestina, mi viene in mente un progetto che abbiamo in Palestina, in collaborazione con le Nazioni Unite, UN Women, stiamo contribuendo allo sviluppo di politiche che siano volte a dare forza e quindi empowerment anche alle donne. E una delle modalità per esempio che attuiamo è quella di aiutare i governi a mettere a disposizione delle donne un microcredito che consenta loro di attuare delle iniziative concrete, per esempio mi vengono in mente quelle delle piccole attività produttive che servono a sostenere l'autonomia e il rafforzamento delle donne stesse. Grazie, dottoressa Ferino. Prego. Buon lavoro. Grazie.